In questo Noisy Motovlog troverete Noisy che spiega il meteo, il tipico meteo di Milano. Noisy che dice eccolo. Noisy che prova il 701 in galleria. E Noisy che litiga col compressore. Che odio. Faccio design apposta per non fare roba meccanica. Ti pareva. Perfetto ragazzi, oggi iniziamo la giornata con questo splendido motovlog parlando di mio cugino che arriva in ritardo. Vabbè, comunque oggi siamo con Belle, Giasso e poi c'è la mia MT piccolina. E il piano è dirigerci verso Como, nonché fare il lungo lago di tra Como e Argegno, per ritrovarci poi con Ale, che è il ragazzo con la Z800. Oh, per la prima volta non inizio il motovlog in autostrada. Sto in moto, facendo casino, urlando. Fra, non è che c'ho la gomma un po' sgonfia? Oh cazzo. Quindi ricordiamoci poi di andare dal meccanico. Devo passare dal gommista, cazzo. Sì, fra, delinquente. Eccolo qua, bro. Bella, fra. T'è a posto? Let's do it. Ragazzi, peraltro è venuto il ragazzo che mi ha fatto provare al raduno di Biassono il mostro là. Cazzo, pazzesco, non me l'aspettavo. E adesso ci dirigiamo verso Como, come ho detto prima. Andiamo. Peraltro, ragazzi, mi è venuta in mente una cosa. Perfetto. Iniziamo già subito. Volevo farvi vedere il tipico meteo di Milano, che consiste in questa nebbiolina, questo chiasmo da noi si dice, che è un cielo sereno ma è bene ma non benissimo, tipo il sole c'è ma non c'è. Benvenuti al nord Italia. Per gli amici del sud che ci seguono, madonna belle, che cattiveria. Questo tempo è dedicato a voi, raga. Voi che andate al mare anche a gennaio, mannaggia voi. E noi qua a prenderci male, girare col cappotti. Ma dopo questa piccola riflessione sul meteo dell'Italia, possiamo proseguire il nostro giretto. Oggi, raga, ho anche la tuta. Tra l'altro, ragazzi, mi sono anche accorto che il mio stile da motard su questa naked è vero che è bello guidare da motard, però voglio ritornare a piegare col ginocchio, tra virgolette. Quindi oggi mi sforzerò a buttare fuori il corpo piuttosto che la gamba. Ecco, una cosa che non capisco di Como è sempre questo traffico costante. Cioè, ma come cacchio si fa? Neanche Milano, guarda, è un continuo. Poi tutti sulla sinistra perché boh, non stanno mai a destra. Guardali, guarda, guarda che roba, madonna signore. Oh, guarda uno che si mette a destra. Sì. Etichetta, che etichetta. No, lesto, lesto, che c'è il corriere. Via, 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 via. Mettiti in pole position sulla griglia di partenza. Madonna! Lo scarico di mio cugino sta già sputando fuori qualcosa. E non è solo il gas di scarico. E comunque il sound dell'MT è talmente grave che ti entra proprio nel cervello. Attenzione, gigatornante. Cazzo, comunque ho le gomme strasgonfie, raga. Sente che si imbarca tutta quando va giù. Male male, eh. Ragazzi, non prendete spunto da Noisy. Gonfiate le gomme. Che babbo, sono proprio un disgraziato. Perché è colpa degli esami dell'università, che trascuri un po' la moto e basta, sei fregato. Mannaggia, ho appena fatto la curva alla motard. Comunque, ragazzi, a parte le cavolate, siamo appena arrivati a Como. And then, non so se ci fermiamo a prendere un caffè subito oppure andiamo direttamente sul lungo lago. Questa volta non guido io il gruppo, quindi mi fido di Giassa. E sappiamo tutti che quando Giassa guida sbaglia strada. Salve Carrera 4S. Oltre a stuprare gli altri, il mio scarico stupra anche le mie orecchie. Secondo me non c'è modo migliore di spendere i propri soldi con uno scarico. Eccolo! Oh, un po' di sole è uscito, raga. Oh yes. Nice, Como. Sì, ma è infame, aspettatemi. C'è dietro il bomber anche. Mi devo aspettare lui. Vieni a fare il giro con noi, dicevano. Andremo insieme, dicevano. Questa è colpa di Giassa. Io lo so. Che quando Giassa guida il gruppo, è la fine. Perché Giassa non sa guidare il gruppo. Aiuto, sta arrivando! Eccolo! Ciao, have a good day. Guardalo. Un po' di slimitate. Io vivo con l'ansia delle auto velox. Senti che bel sound. Le curve del lungo lago sono stra veloci e pieni di dossi. Mi mancava fa ste curve. Polo, mi fai passare? Thank you. Eccolo, il corriere. Proprio lui è tornato. La rovina di tutte le nostre curve. Guardalo quanto è brutto. Bella, scappa, scappa, scappa. Cos'è questa salsina? Raga, ma bello andare via in gruppo, eh. Primo pantani della giornata, raga. Proprio lui. Salve. Sì, 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 sì. Cos'è successo? Mi sa che ho messo la marcia senza frizione per sbaglio. No, scusa MT, non volevo. Attenzione, montagne with neve. Oh, ecco, li ho trovati. Finalmente. Oh, un 1290. No, vieni qua, sai.
Vieni qui. No, però noi ci fermiamo qua. Eccolo qua. Ragazzi, quanto è quotato il commento di Jess? Sono arrivato prima. Beh, non dici niente. Sono arrivato prima, Noisy. Oh, che cagare. Mi do un quarto d'ora. Ciao Ale, benvenuto. Molto bene. Ci siamo riuniti anche con Ale, raga. Manz. Benvenuti ad Argegno. Limpida l'acqua. Formentera, signori. Ragazzi, adesso il programma è prendere un cafferino. Io mi sa che lo balzerò perché già sono gasato. Se poi bevo anche il caffè mi uccido. Perfetto ragazzi, non so come, non so perché Jess mi ha appena chiesto se volevo provare su 701. E io ovviamente da Noisy Boy non rifiuto mai niente. Quindi andiamo a provare questo 701. Ok, andiamo a provare questa bicicletta BMX Edition. Vado un attimo ad uccidermi, poi torno. Oh, il Red by Wire. Tra l'altro c'è anche un impianto frenante un po' più serio della mia. Leggermente, non troppo. Ma che odio gli specchietti che si... Oh, perché richiudere gli specchietti? Per essere più racing, perché così hai più cavalli. Mamma che freni, ma io amo questa moto. Che bello, che bello, che bello, che bello, che bello. Poi lo stile di guida al motard è stracomodo, con la gamba fuori. Ma è vero che qua bisogna pestare le marce. Ma come fa a alzarsi così a caso? Che roba, ma si può. Ciao, torniamo in Rio. Anzi, galleria. Ah, un'inversione in galleria non mi sembra il caso. Quindi finiamo la galleria, poi torniamo in Rio. Che oro, che oro. Però non capisco in che marcia sono, mannaggia. Ciao, dai. Inversione a U. Che sbatti che entra la folla ogni tanto, guarda, proprio una roba che non sopporto. Incredibile. E schere! E la Madonna! Che bomba! Ragazzi, questa purtroppo è una moto che si alza molto facilmente. Diciamo che è molto hooligan lo stile di questa moto. Mi sembra il tester, avete presente nei video dello Squarna? Che si alza in curva, esce col... Madonna! Sì, so parlare italiano, eh? Però c'è il gas un po' strano. Cioè, c'è un minimo altissimo. Ma cosa hanno pensato quelli dello Squarna quando hanno creato questa moto? Creiamo una moto per uccidersi. E no, adesso la folla è un casino. È una bella BMX, complimenti. Raga. Vabbè, giudicate voi dalle clip che avete appena visto. Ciao Pico MT, 48 cavalli, fierissimi. Ragazzi, siccome so benissimo perché già sono apprezzato la moto, vi invito a passare dal suo canale che l'ho appena aperto. Anche lui sta iniziando a fare motovlog come me, quindi ragazzi, se volete dargli una bella spinta, il link è in descrizione. Allora ragazzi, dopo questa brevissima sosta e dopo il test del 701 possiamo proseguire a ritornare verso Como. Cosa ho appena visto? Questo vi insegna a non accelerare come ha fatto Ale con la cera sulle gomme. Complimenti, ottima idea! È impossibile non farsi notare. Cioè l'MT che non mi sta dando più un feeling di una volta. No, mi sa che è colpa delle gomme sgonfie, raga. Pantani. Le sospensioni dell'MT mi stanno spaventando troppo. Però ho paura, sia colpa delle gomme, raga. Cioè, sicuro. Sono un po' un cretino, parecchio. Mamma, che vista, raga. No, raga, non ci posso credere. Ho un'ape nel casco. Chissà dove cazzo è. Aspetta che mica me la mangio. È uscita. Brutta ritardata. Boh, mi auguro. Ma solo a me succedono ste cose. Una mosca dentro il casco. Cioè, io non ho parole. Non me la sono mangiata, vero? Bella raga, bella raga, bella raga. Oh, un cancello. Ragazzi, piccola sosta al Q8. Detto anche Q8. L'848, che bomba. Oh, 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 qua, 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 qua. Ragazzi, sto un attimo controllando online la pressione delle gomme dell'MT. Perché Ale mi ha appena fatto notare che lì c'è una pompetta per gonfiarle. Quindi sistemiamo subito sto mini problema. E mio cugino sta per andare ad uccidersi. Gomma posso riportando da 2,6 invece a 2,9. Ecco, poi nei forum c'è sempre l'indecisione. Pressione pneumatici MT-07. No, la Tracer. Bridgestone. 2,3, 2,5. Non posso registrare una clip silenziosa. Ho capito che si chiama Noisy Boy il canale, però cazzo, un po' di silenzio. Basta! Madonna, mi stavo uccidendo. Piano, piano, piano con sto pistolino. Tic, 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 tic. Boh, a me sembra chewing gum lo stesso.
Beh, non hai cambiato una minchia. Ma è impossibile. No, aspetta, ma fammi vedere la tua. Vabbè che tu c'hai le ciaspole, però. Ma vedi che anche le tue sono così, eh. Bene, mi è stato appena ricordato, come a scuola guida, che la pressione delle gomme si misura a freddo. Ma in realtà è fredda. Che odio. Faccio design apposta per non fare roba meccanica. Bene, speriamo di aver risolto anche questa. Perfetto, al primo impatto è uguale. Ma basta! Non è cambiata una sega? Mi spieghi perché io devo sempre incontrare le corriere in ogni video? Ragazzi, con enorme tristezza abbiamo fatto la strada del ritorno, nonché delle statali bruttissime. Io direi che è inutile portarvi con me sulla superstrada. Spero il video vi sia piaciuto. Nel caso lasciate un bel like e un bel commento. Vi ricordo che nella descrizione trovate un po' di link della mia attrezzatura e soprattutto dei miei social. Detto questo, io vi saluto e vi ringrazio. Da Noisy, da Delinquenzo e da tutto il resto del gruppo è tutto. Ci si vede venerdì prossimo. Alle 15. Bella raga.